silenziose, che il tuo occhio non considera. Sotto tutti fanno tante cose, fino a che la terra sotto te cadrà. Senza radici tutto sprofonda, ora capisci già che sarà. Il nostro viaggio alla scoperta dei gruppi che si esibiranno all'interno dell'Umbria che spacca dal 1 al 3 luglio ai Giardini del Frontone è appena iniziato e già abbiamo accanto qui su radiofonica.com gli esperimenti di Selenia, un gruppo che in realtà noi già conosciamo, non mi stancherò mai di ripeterlo perché sono stati tra i finalisti dell'Unimusic edizione 2015, ma per chi non li conoscesse è interessante cercare di capire chi sono e da dove vengono, quindi facciamo un po' un passo indietro e iniziamo a chiedergli da dove nasce il nome Gli Esperimenti di Selenia. Allora, Selenia non ve lo diremo mai. Gli Esperimenti, cominciamo col dire che Gli Esperimenti racchiude insomma il nostro modo di lavorare sulle canzoni. E non facciamo musica sperimentale, ci piace sperimentare. Veniamo da quattro diciamo esperienze differenti e abbiamo generi insomma differenti, ma cerchiamo di unire insieme queste cose per creare qualcosa di che funziona, qualcosa di univoco. Quindi ci piace tenerci aperte tutte le strade, non ci piace focalizzarsi su un genere, su un particolare tipo di genere di canzone, insomma. Quindi il nostro sperimentare è questo, non fermarci davanti a niente, insomma, cercare di inserire sempre nuove cose, vedere se funzionano, poi tornare indietro sui nostri passi è molto complicato, insomma, adesso è molto difficile, però ecco, questa è la base del nostro progetto e pare che funzioni, quindi continuiamo a investirci. Direi che per il momento sta funzionando alla grande. Torniamo indietro, allora partiamo proprio dagli inizi. Quando sono nati gli esperimenti di Selenia, io direi di introdurre anche i tuoi compagni di viaggio. Allora, nascono in realtà non da me, io sono venuto dopo, purtroppo per loro, nel 2012, agli inizi del 2012, questi due bei ragazzi, Marco, affascinante Marco alla batteria, e incredibile Alessandro alla chitarra, si sono uniti dallo scioglimento dei vecchi gruppi e hanno deciso di provare insieme una sera. Toxicity, giusto era? Ok. E si è accorti insomma che funzionava la cosa e da lì hanno deciso, lo racconto io come se ci fossi in realtà, ma ormai ognuno è abilitato per conoscere la storia, la vita dell'altro, e quindi hanno voluto insomma creare qualcosa di inedito in italiano e ci teniamo a dire insomma che il nostro obiettivo era creare musica inedita di un genere insomma anche particolare in italiano. E quindi poi sono messi alla ricerca di un cantante, sono imbattuti in me purtroppo con tutto il disagio che ne è conseguito, insomma, no? Per il bassista è stato un po' più difficile, abbiamo cambiato svariati bassisti sia per vari motivi, insomma, sia per problemi loro, per problemi nostri, problemi un po' del mondo, insomma. E ne abbiamo cambiati svariati fino ad aver trovato questo fantastico gioiello che è Francesco. E quindi da un anno e mezzo circa ci siamo formati così e funziona. Devo dire che sta funzionando. Quindi dai System of a Down come ponte siete arrivati a fare qualcosa di assolutamente sui generis. Io non so se li avete già ascoltati, però una delle loro caratteristiche è sicuramente il fatto che trasmettono veramente tantissima energia sul palco, proprio vi arriva e vi investe in pieno. Una cosa non scontata, devo dire, nel senso che non tutti i gruppi hanno questa grandissima presenza scenica, sicuramente merito della batteria che devo dire effettivamente spacca, ma anche della carisma del cantante. Ma andiamo avanti e parliamo invece delle produzioni, no? Quindi all'attivo cosa avete al momento? Allora, sto passando sempre a te il microfono perché mi sembra quello più loquace, ma per favore non sentitevi in imbarazzo se volete intervenire. Diciamo il meno peggio, ma non è in realtà così. Allora, noi abbiamo autoprodotto un EP e abbiamo allestito insomma nel nostro covo
segreto, di cui non vi diremo l'indirizzo, uno studio, insomma, uno studiolo, diciamo, per autoprodurre o fare preproduzioni. Quindi siamo riusciti a tirare fuori questo EP qualche tempo fa, però adesso ci stiamo concentrando per poter far uscire un vero e proprio album. Registreremo, penso, alla fine dell'estate, insomma, perché ci dedicheremo alle serate, insomma, in questo periodo. Poi registreremo il nostro primo album finalmente, e quindi vi terremo aggiornati, insomma, per cercare di spammarlo ovunque. Noi siamo sempre pronti a promuovere la buona musica. Allora, siamo arrivati quasi in dirittura d'arrivo, in realtà poche altre domande. Sicuramente una, visto che hai accennato la lingua, l'utilizzo della lingua. Tra l'altro, un'altra caratteristica degli esperimenti di Selenia è il fatto che i testi delle canzoni sono veramente particolari, li dovete ascoltare, parlano veramente di tematiche molto molto forti anche, no? Allora, come mai la scelta proprio dell'italiano per trattare questo tipo di tematiche in un momento in cui in realtà c'è questa ondata esterofila e molto spesso i gruppi tendono a cantare in inglese? Forse anche per questioni di marketing, non si sa, però. Allora, in realtà anch'io nella mia passata esperienza cantavo in inglese, facevo inediti in inglese. Considerando l'italiano una lingua difficile per poter cantare, per poter scrivere testi. Poi in realtà mi sono reso conto che durante le performance live la gente non riusciva, magari tu metti nel testo parte della tua vita, parte delle tue esperienze, ma non riesci a comunicarlo fino in fondo alle persone, mentre l'italiano è un mezzo molto più diretto per far arrivare ciò che vuoi far arrivare alla gente. Quindi in realtà, provando a fare testi, provando a inserirlo in questo tipo di canzoni, ti rendi anche conto che ha il suo fascino l'italiano. Bisogna saperlo prendere, perché l'inglese è abbastanza, sicuramente molto più versatile dalla sonorità, insomma, però l'italiano nasconde qualcosa di veramente interessante. E sui testi, insomma, è molto bello. A me piace molto lavorare sul testo non voglio mai dichiarare niente sul testo, voglio fare una riflessione su un qualcosa, su un'esperienza avuta, senza mai lasciare all'ascoltatore, senza lasciarlo capire cosa mi ha ispirato quella cosa, ma poterlo lasciare immedesimare nel testo, nell'atmosfera, anche grazie alla musica. Quindi il nostro obiettivo è questo: non dichiarare niente, non dover mai dire questo è così, ma secondo me è, ho vissuto questa cosa in questo modo, tu cosa ne pensi? Quindi è il nostro obiettivo. Ci lasciano un po' con dei punti interrogativi, come per esempio cercare di capire chi è Selenia, che ancora non abbiamo capito e forse non lo scopriremo mai. Ma veniamo veramente in chiusura: dove vi possono trovare i nostri ascoltatori? I link famosissimi, YouTube, Facebook e quant'altro, dove vi possono seguire? Anche se ci suggeriscono dei link un po' sconci, in realtà ancora non abbiamo aperto pagine così, o se ci trovate sul solito Facebook, YouTube, trovate performance live, insomma, anche pezzi registrati, Bandcamp, non è vero mai? Sì? Beh, insomma, SoundCloud, e ok, non abbiamo account Twitter, queste cose molto giovani, perché no, assolutamente no, spero non lo faremo mai, perché stiamo invecchiando, quindi capito, queste cose le lasciamo molto ai giovani, e niente, soprattutto su Facebook, soprattutto aggiorniamo per i live, per le novità, insomma, quindi chi ci vuole seguire ci segue là, o live. Noi vi diamo direttamente appuntamento live con gli esperimenti di Selenia ai Giardini del Frontone per L'Umbria che spacca.